Io temo che sia questo. Io temo perché non è che la galera. Io capisco che il fatto appena sette galera e tutto, sono tutti felici. A me la galera mi fa un po' impressione, sì, per chiunque. No, perché la galera. Allora, io vi faccio vedere, se volete, una foto che ho scattato ieri a Palazzo di Giustizia di Milano. C'è un povero Cristo trascinato in manette. Succede tutti i giorni, io lo vedo tutti i giorni. Di quella roba lì, di questo signore, nessuno ha mai nulla che dire. No? Invece, quando si parla di manette. Evidentemente lei non si sente Radio Radicale. Io sul fatto che dietro non leggo niente. Si sente Radio Radicale, vede come sente parlare anche di questo. Soltanto i grandi evasori, no? I colletti bianchi non sono da toccare, mentre invece tutti i giorni quelli che vengono trascinati in manetta a Palazzo di Giustizia, di quelli non si sta parlando. Se una legge sia efficace o meno, Barbacetto, io capisco che quando tu vedi la galera pensi solo a quello, si sta parlando. È una io per me i grandi evasori, anche ai ceppi, se fosse una legge efficace, siccome ci sono dei dubbi che questa sia una legge efficace, infatti io uscirei dal dibattito ideologico, perché credo che per chiunque di noi paghi le tasse, secondo lei, fino all'ultimo euro, sapere che c'è chi non le paga fa molto arrabbiare, quindi l'idea che chi non le paghi in qualche modo venga punito severamente, credo che sia una cosa che ha il consenso di tutte le persone per bene di questo paese. Il tema è capire se questa roba funziona o non funziona, come si va a far funzionare la lotta all'evasione. Credo che questo sia il tema, non una disputa ideologica su manette sì, manette no. Morelli, ma certo, può servire. Ma le manette sono brutte, le manette non le vorrei per nessuno, però siccome vedo quel signore trascinato, quel povero Cristo trascinato in manette tutti i giorni manette, a Palazzo di Giustizia, allora vive in Dio che ci scappi. E l'idea che non mettiamo, che cerchiamo di evitare le manette per l'altro, Morelli, se non sono strettamente necessarie. Parliamo anche dalla Moretti.